Vanguardia y ING decidimos replantear nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos. Giovanni in Persiceto, oggi nello studio dello scrittore Maurizio Garuti, che ringrazio di essere in nostra compagnia per questa chiacchierata informale. Io come sempre faccio l'incursore negli studi, nelle case dei miei ospiti, proprio per dare un senso di accoglienza, di convivialità in questa rubrica. Allora io ti metto subito sotto torchio, per così dire, e ti chiedo come hai iniziato questa domanda classica, come mai sei diventato, perché la scrittura è entrata a far parte della tua arte, ti sei espresso così? Ho cominciato tanti anni fa, io tra l'altro appartengo a una generazione parecchio più anziana rispetto alla tua, però ecco, probabilmente come te, come tanti altri che scrivono, questo virus l'ho avvertito molto presto con la mia vita. Potrei raccontare questo aneddoto. Certo. Io da bambino in campagna, da queste parti, la campagna dai miei nonni, ero un bambino selvatico, sempre in giro con la fionda, arrampicarmi sugli alberi, eccetera, eccetera. Poi un giorno, avevo 6 anni, all'improvviso avvertì il bisogno di prendere in mano un mozzicone di matita, e scrissi con grande sorpresa mia, perché fu una rivelazione, una poesione in rima che non diceva niente, però per me era una grande rivelazione, infatti me la ricordo come un episodio importante nel mio curriculum personalissimo. Scrissi questa poesiola con versi zoppicanti che cominciava così. Era dedicata a Viana Troccoli, che io vedevo in giro nell'aia mentre i contadini, i miei familiari dormivano, era un pomeriggio assolato di luglio di agosto, e questa poesiola cominciava così: petto giallo, schiena nera, vagliano a troccoli a spasso dalla mattina alla sera. Io ho 6 anni, è stata la mia prima opera. Interessante, quindi tu hai preso spunto dalla natura, dal mondo. Dall'ambiente, sì, dall'ambiente intorno a me. E dopo cosa, da che cosa, perché so, tu ti sei occupato di diversi generi letterari, cioè Come spieghi anche questa tua? Di solito si vede anche che uno scrittore molto spesso si appartenga ad un solo genere letterario, tu invece hai dimostrato nella tua carriera artistica di essere molto poliedrico. E come si spiega secondo te? Questa è una voglia di esplorazione oppure una voglia di sfida per uno scrittore? Oppure ci si sente ferrati allo stesso tempo in tutti i generi letterari secondo te? Ma si parte dal sentimento, dalla volontà, ecco, di possesso della lingua. E la lingua è uno strumento straordinario, con la lingua puoi fare tutto. Nelle 21 lettere della tastiera, ecco, c'è la Divina Commedia potenzialmente. Ecco. Se tu sei capace, ecco, se tu sei Dante, nessuno di noi è Dante, però ecco, lì, ecco, c'è la Divina Commedia, c'è Cent'anni di Solitudine, sono tutti capolavori. È una sfida straordinaria. Col possesso della lingua e con l'osservazione della vita intorno a te, ecco, puoi cimentarti a fare tutto. E io trovo che sia
ugualmente emozionante come scrivere un giallo, scrivere un epitafio, due versi, scrivere un dramma teatrale e così via. Noto sempre un grande entusiasmo nei tuoi occhi, cioè, è come se fosse ancora un fanciullo a parlare. Tutti, secondo te la scrittura aiuta? Mi incuriosisce questa osservazione. Infatti, io stesso con mentre parlo avvertivo che cresceva in me la temperatura, ecco, man mano che dicevo queste cose. Dicevi, scusa, la domanda? Secondo te la scrittura appunto è un modo importante, un'arte importante, come forse tutte le arti, per aiutare a tenersi giovani dentro, a tenersi ragazzi? Beh, è il modo per esprimere se stessi, per capire il mondo che ti circonda, per dare ordine, senso e significato a quello che si vede, a quello che vedi intorno a te. Dare ordine e significato ovviamente in base alla tua sensibilità, ecco, al tuo modo di vedere il mondo. E per chi ha il virus della scrittura in sé, ecco, scrivere è il modo di esistere, ecco, non ci sono altri modi di esistere. E da quello che tu hai appena detto mi sembra ovvio che non c'è mai stato nella tua carriera, nella tua vita, un momento in cui hai pensato di smettere, mai? No, proprio perché scrivere... E ti ripeto, ecco, questa è una rivelazione che uno ha molto presto nella vita e questo indipendentemente dal valore che uno riesce a raggiungere, dai risultati, dai traguardi. Uno può diventare premio Nobel della letteratura e come può rimanere uno scrittore, ecco, per sé, ecco, e per una schiera molto limitata di lettori. Ecco, questo non importa. Quello che importa è l'autenticità, ecco, del sentire, ecco, questa vocazione, e di assecondarla, ecco, allineando parole, lettere e così via. E da scrittore a scrittore tu pensi che sia meglio il cartaceo, adesso che sta prendendo piede l'ebook, l'audiolibro, cose del genere? Cioè, meglio una volta quando si scriveva in parole povere con la cara vecchia macchina da scrivere o meglio la tastiera del computer? Che cos'è che dà più senso? Al di là dei vantaggi, degli dubbi, vantaggi di tempo. Ci sono... Ma direi che, a parte i vantaggi, scrivere col computer avvantaggia in un modo sensazionale. Oggi non si capacita di come Dostoevskij o Manzoni abbiano potuto scrivere questi tomi con la loro calligrafia, con una penna d'oca. A parte questo, con tutti i modi si equivalgono. E ogni autore probabilmente trova col suo modo di esprimersi, con il cartaceo, la penna d'oca o la tastiera, trova, o la stilografica, trova proprio mezzo anche affettivamente irrinunciabile. E quando scrivevo sull'Olivetti, lettera 35 mi pare, per me quello era il non plus ultra, era una mia protesi, non potevo farne a meno. Come anche la stilografica, andando ancora più indietro nel tempo. Però ecco, direi che sono tutti metodi che affettivamente, espressivamente così equivalgono. Sono il piccolo medium tecnologico che ti permette di travasare sulla carta o sul display o sullo schermo del computer quello che hai in testa. E secondo te, questa è una domanda sull'arte in genere, c'è interazione tra immaginazione, arte e razionalità e scienza, oppure sono due mondi completamente separati? Perché c'è sempre questa sorta di dibattito, nel senso che si dice che un uomo di scienza come Leonardo ha immaginato il volo, ha immaginato prima ancora che esistessero, quindi si dà una sorta di miscuglio, di mescolanza tra l'arte e la scienza, tra la fantasia e la razionalità. Secondo te è così? Sono legate oppure sono due mondi completamente diversi e nessuno deve contaminare l'altro? Ma io penso che siano legati. Io sono uno che, come molti che scrivono, ho odiato la matematica. Anch'io. Però ecco, adesso che ho una certa età avrei quasi voglia di tornare sui libri di matematica delle medie, del liceo, per capire, perché ad esempio mi rendo conto che lavorando al computer con le cartelle, tutta una serie di procedimenti che eseguiamo ogni giorno
e che proprio contengono in sé il principio dell'algebra, delle equazioni, delle espressioni, delle parentesi tonde, quadri, graffi e così via. Certo. E quindi senza rendercene conto, ecco, utilizziamo questi procedimenti. Ma credo che anche in un romanzo, poi, nella costruzione di un romanzo, che è sempre una cosa molto complicata, che è a suo modo un edificio, è una piccola cattedrale, ecco, dove ci sono tutta una serie di rispondenze, anche secondo me, anche logica, anche matematica, al di là dell'impianto così immaginifico. Cioè, io credo che poi non ne possiamo fare meno, ecco, della nostra sapienza logica, matematica, scientifica, tecnologica, magari molto mediata, ma c'è ed è insopprimibile. Senti, anche delle tue, in quello che tu scrivi ci sono anche delle tue ansie personali, delle tue paure, delle tue... Ma tu sai già la risposta da scrittore. Io sì, però la devono sapere anche loro. Beh, dai, in ogni libro che scriviamo c'è un travaso di quella che è la nostra personalità più profonda, dei nostri sogni, di quello che captiamo del mondo, di quello che abbiamo letto. A volte a me capita di scrivere delle cose e poi dopo anni mi rendo conto che quella battuta, quell'immagine ha risentito di un film che ho visto, di una cosa che ho letto, e il travaso non era neppure consapevole. Certe cose si dimenticano, dimentichi l'origine, le utilizzi, le riscrivi, le reinventi, ma poi magari dopo anni ti rendi conto qual è l'origine, ecco, l'inciampo che ti ha fatto scattare una certa immagine. A me personalmente la scrittura mi ha aiutato tantissimo a vincere la mia timidezza, non so se è stato così anche io. Da quando scrivo ho notato molta più interazione anche con le persone, proprio di... E sono riuscito forse anche, oltre a farmi conoscere di più al pubblico, anche a conoscere meglio me stesso. Penso che sia così allora, quando nella scrittura forse ti aiuta molto anche a conoscere anche aspetti che non sai nascosti. Condivido. È un mezzo per mantenere, per stabilire, per coltivare il proprio equilibrio, il proprio rapporto con la vita, con gli altri e con te stesso. Sicuramente... Sì, questo cioè, sono assolutamente... è un punto in comune, insomma, che abbiamo. Sì, quindi sì. Che salta, cioè non importa la generazione, ma più o meno alla fine ci sono dei punti fermi. È terapeutico addirittura. Certo. E poi a me succede, forse succede anche a te, anche ad altri, che quando stai lavorando a un soggetto, per esempio a un romanzo, ci sei dentro, stai di un bene, veramente... tu ti alzi la mattina e hai i tuoi personaggi che ti vengono a trovare, con cui ti misuri, li cambi, li modifichi, loro modificano te, così sei pieno. Hai un rapporto veramente vitale con la vita, anche se molto avviene nella tua testa. Quando invece sei fra un'opera e l'altro, fra un romanzo e l'altro, sei vuoto, non hai un soggetto che ti occupa la mente, non hai una fantasia in moto, eccetera, ti senti abullico, ti senti... Sono i momenti in cui hai il rapporto più fragile con la vita. Se uno scrittore sceglie di suicidarsi, secondo me lo fa nell'interregno fra un libro e un altro. L'altro poi non ci sarà. E questa è anche una domanda che ti volevo rivolgere, una curiosità anche personale. O secondo te è un luogo comune che l'arte sia anche un pizzico di follia e racchiuda in sé anche molto tormento e tristezza? È un luogo comune oppure c'è un fondo di verità in questo? Sì, io credo che l'arte aiuta lo scrittore a digerire, ad assimilare, ad addomesticare quel tanto di follia, di scontentezza congenita che ha dentro di sé, che ognuno ha dentro di sé. Sì, io sono d'accordo su questa affermazione. Io direi che abbiamo stuzzicato abbastanza la curiosità di chi ci sta guardando, quindi io vorrei passare anche a qualche lettura delle tue opere, perché so che hai una lettrice molto brava di tua fiducia che potrebbe leggere qualcosa. Dico due parole su questo brano. Ecco, Patrizia Belluzzi, che è un'attrice che mi segue spesso nei miei tour di presentazione, adesso leggerò un brano da Fuoco e Neve, che è l'ultimo o il penultimo libro che ho scritto.
È un libro che vede come protagonista una donna anziana che una mattina di fronte a una nevicata che vede dalla finestra, dato che la neve è per sua natura un elemento che spesso muove la nostra memoria, ecco, questa donna anziana mette in moto la sua fantasia e racconta la sua vita. E, ecco, allora adesso sentiamo un frammento, ecco, del racconto di questa donna. È un frammento che è al centro, ecco, del libro. Molte cose sono già successe e altre stanno per succedere. Lei, ecco, all'interno della sua stanza, è immobile su una sedia davanti alla finestra e sta per raccontare il momento clou della sua vita, mentre fuori nevica. Ho tanta voglia, sai, di un camino col ceppo acceso, un camino vecchio, un camino nero, un po' consunto, con qualche pietra scalcinata e un po' fossile. Vorrei un camino che ha visto tanto fuoco e ascoltato tante storie. Invece in questa stanza c'è nell'aria il tepore costante e indifferente dei termosifoni. Un termostato regola la temperatura, una fiamma bluastra scatta automaticamente dentro una caldaia a chiusura stagna. Fa un rumore sordo, una specie di sbuffo che non dice niente. Vaschette d'acqua sono sparse qua e là sui radiatori, perché anche l'umidità resti costante. È sera e nevica per il terzo o quarto giorno consecutivo, ho perso il conto. La mia finestra mi offre la solita inquadratura fissa da videosorveglianza. I lampioni sono assediati dallo sfarfallio dei fiocchi, poche le automobili in giro, passano sferragliando con le catene. La tramontana sferza la strada in un polverio di neve che va e viene a folate. Ai lati della strada le macchine in sosta stanno prendendo l'aspetto di grandi balocchi bianchi dalle vaghe forme rotonde. Radi passanti piegati in avanti contro vento protendono come scudi gli ombrelli imbiancati. Stasera non ci sono neanche le ragazze rumene e ucraine a giocare con palle di neve. E gli studenti dell'Onda Colorata, chissà dove sono adesso, dicono che sarà una gara all'ultimo centimetro, una gara di ghiaccio e di minime sotto zero. Ma non me ne importa molto. Adesso non mi va più di guardare fuori. C'è troppo freddo. Ho tanta voglia di starmene vicino a un camino acceso, un camino con la cappa larga, ospitale, nera di fuliggine. Una cappa che ha memoria del tempo, che ascolta e respira, mentre il ceppo brucia adagio. E le braci si consumano a poco, e la cenere conserva sempre un briciolo di calore. Una cappa che raccoglie le storie e le fole che brulicano intorno al fuoco, e porta tutto in cielo. Vorrei starmene così, sai, assorta nel ricordo di quella giornata. Con gli occhi che brillano ai bagliori della fiamma e tutto torna indietro. La cenere torna brace, la brace torna legna e sulla legna torna a danzare la fiamma. E qui intorno al fuoco siamo tutti vivi, con le facce dei nostri 20 anni, con i nostri sogni, all'alba di quella giornata. E tutto deve ancora compiersi. Questa è la conferma che una bellissima interpretazione non fa che rendere completa la magia della scrittura, perché quando c'è un interprete, quando la lettura è così sentita, è così emozionante, si aiuta anche il lettore, secondo me, a immaginare le sensazioni, i personaggi, l'ambiente e ci si trasporta nel mondo che poi noi scrittori vogliamo comunicare, quindi direi che anche l'interpretazione è qualcosa che secondo me non deve mancare nel mondo di uno scrittore. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Tra l'altro penso sempre che un bel libro, e non parlo di me ovviamente, non parlo solo di me, comunque un bel libro dovrebbe anche essere un libro leggibile a voce alta, ecco. Credo che un buon esercizio per uno scrittore, quando ha scritto un capitolo, sia leggerlo ad alta voce,
anche ad alta voce già misura, ecco come ha costruito le frasi, dove ci sono inciampi se ce ne sono, ecco, lo aiuta a correggere eventuali errori e così via. La prova dell'alta voce è quello che sia fondamentale, ecco, perché nel momento in cui porgi all'altro quello che hai scritto, ti accorgi subito se quello che hai scritto è comunicativo oppure no. Se ha l'energia giusta. Cioè, sì, se ha l'energia giusta e il ritmo giusto. E cosa pensi della trasposizione cinematografica dei romanzi? Sei a favore o contrario del fatto di... Sono a favore. Ma non si dice sempre che il libro è molto più bello del film? Beh, in qualche caso, per esempio, Il Gattopardo, forse avrai già sentito questo paragone, questa osservazione, nel caso del Gattopardo il film non è da meno rispetto al libro, grande libro, ma anche grande film. Anche ad esempio Rocco e i suoi fratelli, parliamo sempre di Visconti, fra l'altro, grande regista, anche Rocco e i suoi fratelli, che è tratto da alcuni racconti di Testori, però il film è ritenuto giustamente un capolavoro. E a volte i film tradiscono il livello di un romanzo, però credo che per un autore sia una bella prova passare dalla pagina scritta anche allo schermo. Sembra che sia un regista valido, ecco, a curare la trasposizione. È chiaro che diventa un'altra cosa. Certo. Diventa l'opera di un altro artista principalmente, l'opera di un regista, però è una bella prova. Io sono sempre incuriosito da queste cose. Ti parlo della mia breve, ancora breve e acerba esperienza come scrittore. Io però mi sono cimentato solamente, perché poi passerò alla domanda che voglio farti, mi sono cimentato solamente in racconti brevi. Che secondo me in Italia è un genere molto bistrattato, sì, molto sottovalutato. Difficile. Esatto. Quasi come la poesia. Io non lo so perché non ho ancora, guarda, io ho scritto dei, diciamo più che poesie sono stati aforismi, ho partecipato a dei concorsi, sono stato premiato, che è stato un onore secondo me, immeritato anche essere... sono stato recentemente incluso in un'antologia che era stata dedicata ad Alda Merini, che non me lo sarei mai aspettato, però... Al di là di questo ti dico, per me i racconti sono stato un buon allenamento, una buona palestra, e non credo che sia giusto limitare appunto l'importanza dei racconti confrontandoli con un romanzo. Tu, adesso mi sto cimentando nella creazione del mio primo romanzo, però tu pensi che, cioè, comunque un racconto secondo te è ugualmente difficile, ugualmente complicato, è ugualmente trascinante rispetto a un romanzo? Beh, anch'io ho scritto racconti, ma credo che il racconto sia un campo con proprie difficoltà, con proprie logiche, che sia un campo ben definito, sia un genere letterario definito e anche complesso. Nel giro, ecco, di poche pagine, che possono essere 4, 5, 6, 10 pagine, esprimere con una storia, con un senso compiuto, creare dei personaggi che riescono effettivamente a vivere sul breve di poche pagine, ecco, non è certo una cosa semplice. Io credo che un racconto possa avere comunque un suo vigore, una sua caratteristica di opera d'arte, e quindi con una sua capacità di trascinamento, di emozione, di commozione nei confronti del lettore. Credo che il racconto abbia una sua autonomia espressiva, da un punto di vista letterario, da un punto di vista emozionale, da un punto di vista immaginifico. E perché secondo te è così bistrattato da noi? È così ignorato? Ma forse anche per ragioni commerciali. Il romanzo è una unità più lunga che assicura un godimento estetico più esteso, è un investimento più sicuro da un punto di vista emotivo, ma anche economico, anche da un punto di vista cartaceo della forma libro. È chiaro che il romanzo rappresenta una prova più impegnativa per uno scrittore rispetto al racconto. Però il racconto, da che mondo letterario è il mondo letterario, ha una sua dignità espressiva, una sua autonomia.
Io ti volevo anche chiedere questo, si dice, ed è una frase che mi piace molto, che la cultura è dappertutto, in qualsiasi luogo si può fare cultura, anche al bar si dice. Sei d'accordo con questa affermazione? Non ci sono. Tendenzialmente sto notando che adesso, non so se è solo nel nostro paese o nel mondo in generale, si tende a ritenere la cultura una sorta di settore dove che può essere praticato solo in determinati ambienti, magari a volte anche d'élite, oppure riservato solamente a un particolare genere di persone. Ti riferisci alle attività culturali o al fatto che la cultura... Diciamo che la cultura secondo me può appartenere a tutti, cioè anche a chi non si è mai cimentato in nessuna forma d'arte. È evidente, ne sono assolutamente convinto. Tu esci di casa, giri e la cultura è ad ogni passo, in ogni volta di portico, in ogni faccia che incontri, è nell'abbigliamento che tu vedi, è con le scarpe, nelle borse, è in quello che mangiano la gente che è seduta ai tavolini, nei discorsi che fanno, e se sei un artista, da quello che vedi, da quello che ascolti, trai la tua Divina Commedia. Possiamo sentire ancora molto un'interpretazione? Bravo. Adesso sentiamo da Patrizia Belluzzi un altro frammento di un mio libro, un libro che in effetti è, in ordine di tempo è veramente l'ultimo, si intitola Fratelli d'Emilia. Ed è un libro imperniato ecco, sulla memoria e sulla storia di una famiglia contadina dell'Emilia. E con questo brano andiamo parecchio indietro nel tempo, parecchio indietro andiamo ai primi decenni del Novecento. E in campo ecco, troviamo una figura che allora, ecco, purtroppo, era una figura che si trovava ecco, nella società di allora, la figura del garzone. Ecco, sentiamo di cosa si tratta da questo brano, da Fratelli d'Emilia. Mio nonno Giovanni nacque nel 1883 in una catapecchia sulle colline di Castel San Pietro. Il padre Evaristo e la madre Maria erano braccianti agricoli, poco lavoro, molta miseria e una nidiata di fratellini e sorelline. La fame era la prima convitata intorno alla tavola della famigliola. Pur di assicurare un pasto quotidiano ai figli, a quei tempi si tentavano tutte le strade, anche le più dolorose. Per esempio, cedere un figlio come garzone a qualcuno per il quale avrebbe lavorato tutta la vita in cambio di cibo e alloggio. Il distacco dalla famiglia d'origine avveniva quando il bambino aveva 6 o 7 anni, età in cui poteva già guadagnarsi da vivere col suo lavoro, e in cui, si riteneva, potesse dimenticarsi presto della sua famiglia. Naturalmente la scuola non era di ostacolo per queste pratiche, perché la scuola non esisteva. A 6 anni cominciava la vita lavorativa. A volte il padrone, così era chiamato l'uomo presso il quale il bambino veniva accasato, era persona onesta, di buon cuore, e trattava il garzone con umanità, magari accogliendolo nella propria famiglia e conferendogli il proprio cognome. Altre volte il ragazzo veniva trattato come uno schiavo. Lavoro duro, per cibo gli avanzi della tavola, per letto il fienile, per scarpe i piedi nudi e per vestito un sacco di juta frusto e liso. Centinaia di bambini subirono questa sorte nelle nostre campagne. Ancora negli anni 50, presso molte famiglie contadine, si trovava il garzone. Erano uomini ormai anziani, acciaccati e intristiti, che avevano passato tutta la vita con la famiglia del padrone, senza alcun rapporto con la propria famiglia originaria, di cui si era persa ogni traccia. Giovannino, detto Zanen, ha 7 anni, quando viene affidato a una famiglia contadina della Bassa. A prelevarlo è il mercante di bestiame che fa da mediatore anche per questo genere di commercio. Trascorrono 3 anni dal giorno in cui il mercante ha portato via Giovannino su un biroccio, salutato dalle lacrime di sua madre Maria e dal viso impassibile del padre Evaristo. «Speriamo che hai fortuna e che vai a stare meglio di noi», sono state le ultime parole della madre.
Un giorno Evaristo sta lavorando con la zappa per rompere le zolle e affinare il terreno per la semina. Appare sulla cavedagna un ragazzo cencioso. Viene avanti attraverso il campo, saltando fra le zolle. È stanco, è sporco. «Sì, vo, Evaristo?» chiede il bambino chiamandolo per nome quando gli è di fronte. L'uomo posa la zappa, si asciuga il sudore col dorso della mano. «Sì, e vo chi siv?» «A saun zanen, vostar fiol, a saun scapè, la zapp lavorer di mondi, bot e poc da manier, saun tuli me a stareva ca, se non al so, la zapp aneva pio». Il dialogo avviene in dialetto, l'unica lingua che i due parlano. È breve come una scheggia di tragedia. In italiano suona così. «Siete voi Evaristo?» «Sì, e voi chi siete?» «Sono Giovannino, vostro figlio. Sono scappato. Laggiù mi facevano lavorare molto, mi picchiavano e mi davano poco da mangiare. Se mi tenete io starei a casa. Altrimenti non so dove andare, ma laggiù non ci torno». La scena è scarna e dura. Non ci sono parole tenere a mitigarla, né tantomeno abbracci. L'uso del voi, usuale fra genitori e figli, mantiene distanze fisiche e affettive. La risposta di Evaristo è asciutta, ma apre la porta. Forse nasconde rimorso per quella cessione e anche un po' di calore. «Se, a volt new so, zanen, aftegna ca, a ie da maniera an par vo e an da lavurer. Sì, vi ho riconosciuto, Giovannino, vi tengo a casa», dice il padre. «C'è da mangiare anche per voi e da lavorare». Questa è la storia di mio nonno Giovanni, il padre di mia madre. Ci avviciniamo a malincuore alla fine di questa chiacchierata che io da buon artista spugna apprendo sempre, cioè mi piace sempre prendere un po' dagli ospiti con cui chiacchiera. Tra l'altro è bellissimo anche a proposito di questa interpretazione, di questo passaggio del tuo libro, anche il bello della scrittura quando permette soprattutto alle mie generazioni che non hanno vissuto queste epoche quasi di vederle davanti agli occhi. È come se ci si sentisse. Tra l'altro io sono un convinto del fatto, della frase si stava meglio quando si stava peggio, cioè io mi sento quasi un esule di un'epoca che non ho mai vissuto. Sopravvissuto. Cioè, esatto, anche mi sarebbe piaciuto veramente essere vissuto a quei tempi, perché effettivamente si nota sempre, anche dalle letture, anche dai ricordi, dai documentari, una sorta di romanticismo, una sorta di serenità, nonostante comunque tutte le difficoltà, nonostante comunque tutte le... ma un senso di fratellanza, secondo me, di solidarietà reciproca che oggi latita, se non è addirittura assente, diciamo. E lo dico a malincuore, perché lo dico a malincuore perché vivo in una generazione appunto attuale, quindi me ne accorgo. Quindi il potere, una grande virtù della scrittura, secondo me, è non dimenticare anche questi tempi. Io ti chiedo anche se tu con te stesso sei critico, oppure rileggi mai quello che hai scritto una volta che è stato pubblicato. Ma una volta che è stato pubblicato non amo rileggere, perché scatta immediatamente l'autocensura e verrebbe voglia di cominciare a cambiare e a fare delle nuove versioni. Ogni libro è il risultato di 3, 4, 5 versioni diverse. A un certo punto si dice stop ed esce il libro. Ma un autore, se potesse, comincerebbe a farne 6, 7... Ogni libro è perfettibile all'infinito, quindi è meglio distaccarsene e passare ad altre cose. E per quanto riguarda invece, forse questa è una domanda un po' marzullo, ma mi piace come domanda, per quanto riguarda invece i sogni, hai mai preso ispirazione per una tua opera, una tua poesia, un racconto, un romanzo, attingendo magari dai sogni, dai tuoi sogni?
Ma mi pare di no. Ma sicuramente l'avrò fatto, ma senza rendermene conto. Fra l'altro, tu sai che i sogni si dimenticano, si diventano pezzi di sogni, restano in noi, ecco, dei frammenti che poi sicuramente ricicliamo anche nelle cose che scriviamo. Però ecco, un sogno tradotto in un racconto in modo così pari pari non mi pare. Non mi pare, poi magari dopo ci ripenso, qualcosa mi viene in mente. E se non fossi più uno scrittore, se ti dovessi dedicare a un altro tipo di arte, su cosa cadrebbe la tua scelta? Beh, per esempio, mi piacerebbe molto la fotografia, alla quale non mi sono mai dedicato per la mia idiosincrasia rispetto al mezzo tecnologico, ecco. Che mi ha sempre un po' allontanato, però la fotografia mi affascina molto. Guardare il mondo e fermare, ecco, certe immagini con un click la trovo molto affascinante. E fra l'altro costa anche molto meno fatica rispetto alla scrittura. Sono d'accordo, perché io pratico anche la fotografia, costa molto meno fatica, hai ragione. Per quanto comunque anche in quel caso il pubblico non, cioè chi guarda le foto non è facilmente accontentabile, è esigente, hanno dato una sorta di critica anche dal pubblico. Ah beh, sì, certo. Quindi non è sempre facile proprio anche lì accontentare tutti i palati. E invece per quello che riguarda l'ambiente, tu sei nato, cresciuto, vissuto, insomma, sempre da queste parti. Sì, esatto. E quindi si può dire che comunque San Giovanni in Persiceto, questi luoghi, comunque che mantengono una sempre loro identità, cioè hanno sempre mantenuto una loro identità, ti abbiano comunque ispirato, tu devi ringraziare in un certo modo i posti dove hai vissuto, oppure... Io sono nato a San Giorgio di Piano, quindi non molto lontano da qua. L'ambiente nel quale ho vissuto è proprio la pianura bolognese e Bologna, dove ho studiato, ho fatto l'università, ho lavorato e così via. Però ecco, devo dirti che i miei esordi in letteratura, a parte la poesiola di quando ero bambino, gli esordi, per esempio, ho cominciato occupandomi di teatro, mi occupo tuttora di teatro. E nel 1982 ho vinto il premio Rizzone con un dramma, La casa dei ferrovieri, che è stato rappresentato in varie città italiane, e che era un dramma che poteva svolgersi in qualsiasi città europea. Ecco, non c'era un legame preciso neanche con Bologna, neanche con l'Italia. Poteva svolgersi a Bologna come a Düsseldorf o ad Amsterdam e così via. E all'inizio, ecco, proprio cercavo, ecco, questo sganciamento, ecco, da una connotazione strettamente territoriale. E devo dire che ci sono arrivato col tempo a occuparmi del territorio, a volte con lavori espressamente dedicati al territorio. Ho scritto anche sulle acque, ho fatto anche libri che sono nati da tante interviste a persone che abitano nel nostro territorio, quindi proprio libri agganciati in modo molto stretto quel territorio, ma poi anche nei miei libri, nei romanzi, nei lavori di invenzione ho cercato sempre un legame col territorio, perché a un certo punto ho valutato che il legame col territorio fosse un di più, non un di meno. All'inizio pensavo fosse un di meno, ecco, connotare territorialmente un testo teatrale o un romanzo, e poi mi sono convinto del contrario. L'importante è cercare sempre nel locale, nel territoriale, quegli ingredienti, quell'humus che è generale, che è universale. Ecco, cercare l'universale nel particolare e fare in modo che quello che scrivi, anche se connotato San Giovanni Persiceto o Bologna, possa essere ugualmente interessante letto a Reggio Calabria o ad Amsterdam. Questa è l'ambizione di uno scrittore. Ecco. Questo è ciò a cui si vuole, si deve tendere. Ovviamente non è detto che poi si raggiunga, ecco, questo traguardo. E tu, come ultima curiosità, ti reputi un maestro oppure sei ancora un allievo? Sì, la parola maestro proprio non me l'aspettavo, questo è un colpo basso, Fabrizio.
No, io mi sento un allievo, assolutamente. Un allievo di me stesso, un allievo degli autori più importanti che sono in giro, allievo della vita che respiro e che incontro uscendo di casa. Fra l'altro, se io ho una punta da muovere alla vita, è la sua finitezza, i pochi anni, i pochi decenni che ho dato a vivere, e fra così, le molte imputazioni che io addebito alla finitezza della vita, è che possiamo fare poche cose, scrivere pochi libri, poche storie, ecco. Si arriva presto, ecco, in fondo, a questo lasso di tempo. Ci sarebbero tante altre cose da fare. Per chi scrive libri, per chi fa fotografia, per fare fotografie, per chi progetta ponti, fare ponti o costruire palazzi o opere d'arte e così via. Grazie Maurizio, è stato Grazie a te. piacere Piacere davvero. mio, Grazie, piacere mio. Faccio tanti auguri per le cose che hai in mente di scrivere. e io ricambio gli auguri per le tue. Grazie ancora. Adesso rubo il mestiere alla bravissima Patrizia Belluzzi e leggo un piccolo brano dalla Lingua Neolatrina, che è un altro mio libro che ci introduce in un altro filone, ecco, del mio lavoro, quello satirico, in modo particolare in questo caso satira sul linguaggio di tutti i giorni, satira sugli stereotipi, sui luoghi comuni della nostra parlata quotidiana. Leggo un frammento dedicato alla parola blogger. Nonno, nonno, nell'attuale crisi occupazionale, cosa preferisci che io faccia da grande? Il blogger, il DJ, il freelance, il broker, il rapper o il performer? Se proprio devi scegliere un mestiere straniero, preferisco che fai al turnidor. Ma nonno, il tornitore è un mestiere che non va più. Io da grande voglio fare il blogger. Cos'è il blogger? È uno che ha un blog e sta tutto il giorno online, nel web, e a gestire il blog con i link, i post, i tweet e le chat. È un lavoro che conosco solo sulle generali, figliolo. Te fatti mettere in regola con la 13ª e la 14ª. Poi se ne può anche parlare.